Capitano, fa male uscire così, però ce l'avete messa tutta, grande prestazione, non c'è nulla da rimproverare. Sì, c'è tanto rammarico perché, come ha appena detto lei, abbiamo disputato un'ottima gara. Peccato perché per aver preso quel gol all'ultimo, però ne usciamo a testa alta perché abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo creato tanto, abbiamo tirato tante volte in porta, purtroppo non siamo riusciti a segnare, però rimane che abbiamo disputato un'ottima gara e quindi ne usciamo a testa alta. Cosa vi siete detti nello spogliatoio a fine partita? Ma a caldo magari è meglio parlare poco, però c'era tanto rammarico e ci siamo detti di rialzare le teste, poi ne parlavamo domani, però come ho detto prima abbiamo disputato una grande partita e quindi non c'è che essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Giuseppe, innanzitutto complimenti perché secondo me la partita della Regina stasera è stata buona. Sulla stagione invece, che idea ti sei fatto? Perché è una squadra che ha vissuto un momento di grande positività all'inizio, poi è calata, poi ha vissuto un finale in crescendo che stasera, secondo me, solo la sfortuna ha fatto non diventare positivo. Sì, diciamo che si poteva fare meglio, però abbiamo disputato un ottimo campionato se andiamo ad analizzare il finale, perché l'obiettivo iniziale era quello di arrivare nei playoff e sapevamo che potevamo farlo e ci siamo riusciti abbondantemente, quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Ovviamente si poteva fare di più perché eravamo partiti benissimo e poi abbiamo avuto un periodo, un momento negativo e la bravura è stata quella nel ricompattarci, nel rialzarci subito e i risultati sono iniziati a venire. Buonasera, senta, torniamo alla partita. Dal campo, perché la Regina non ha vinto oggi? Se lei dovesse dire qual è il motivo per cui la sua squadra non è riuscita a vincere, da calciatore dentro, qual è la ragione? Perché da fuori si può immaginare, però da dentro probabilmente la cosa si vede in maniera diversa. Secondo me, come ho detto prima, dovevamo avere un pizzico di convinzione in più e un po' di fortuna, perché le occasioni le abbiamo avute, abbiamo creato tanto, abbiamo tirato anche tante volte in porta, purtroppo non siamo riusciti a segnare. Loro hanno fatto gol sull'unico tiro in porta, se poi andiamo ad analizzare la partita, quindi c'è rammarico per questo, però secondo me, come ho detto prima, con un po' di cattiveria in più e un po' di fortuna anche potevamo segnare, però arrivati a quel punto verso la fine sapevamo che poi si poteva comunque vincerla nei tempi supplementari, quindi da quel punto di vista magari potevamo essere più furbi, più attenti e non dovevamo assolutamente prendere gol, purtroppo il rammarico è proprio per quello, di aver preso gol all'ultimo. Sì, intanto Giuseppe, complimenti perché poi uscire così fa male, forse anche meritatamente, una deviazione. Su tiro l'ha fatto mezzo tiro in porta. Sicuramente, parlando della tua stagione, partito un po' in sordina, poi sei diventato insostituibile nell'ultimo periodo di campionato per Mister Inzaghi. Ti chiedo come valuti la tua stagione e quali sono le tue intenzioni da capitano di questa squadra per il futuro. Grazie. Beh, la stagione potrei valutare solo il finale, perché come appena detto ho giocato le ultime partite, però sono contento, sono soddisfatto, perché comunque anche a inizio anno, pur giocando poco, ho dato e abbiamo dato comunque un grosso contributo all'interno dello spogliatoio, negli allenamenti, quando venivamo chiamati in causa. Infatti la bravura è stata proprio quella. Poi sapevamo che nel finale di stagione c'era bisogno di tutti e siamo stati bravi a farci trovare pronti qualora dovevamo avere l'occasione. Senti Giuseppe, da dove si deve ripartire? Tu che sei il capitano di questa Regina, sei un giocatore, se non vado errato, con più permanenza per il prossimo campionato, che sappiamo essere difficile perché quest'anno tre squadre che sono andate ai playoff l'anno scorso, due retrocesse e una ai playout. Cosa si deve mantenere di questa Regina e magari cosa invece si deve mettere da parte per il futuro? Beh, mantenere comunque ci portiamo dietro un ottimo campionato, al primo anno comunque di una società nuova, perché la società
entrata con un progetto triennale, quindi aver fatto i playoff già dal primo anno è un risultato molto positivo, quindi dobbiamo ripartire da questo e consapevoli di cercare di sbagliare il meno possibile e di essere sempre convinti, concentrati, sempre sul pezzo in tutta la stagione. Lo Iacono, buonasera. Vannizagnoli.it, derbyderby.it e altre testate. Vi chiedo solo questo, io vedo un'affinità fra la Regina e la Juventus sul discorso penalizzazione, però c'è una differenza, che voi vi siete lamentati di meno, insomma tutte le attenzioni sono sulla Juve. Vi chiedo quanto vi abbia portato via anche mentalmente, ecco, i due step della penalizzazione, anche se senza di quella eravate convinti di arrivare secondi, terzi o insomma o altro. Grazie. Sì, diciamo che abbiamo cercato di tenerlo il più possibile da parte questo discorso qui e cercavamo di non portarcelo in campo. I nostri presidenti, la nostra società ci hanno sempre detto di stare tranquilli da questo punto di vista e noi ci fidiamo di loro, quindi sono problemi che risolveranno loro, che hanno risolto loro, quindi noi la bravura è stata proprio quella di isolarci, anche se non era facile perché inconsciamente un po' ci pensavi sempre, però la bravura è stata quella di non farci caso e di lasciar fare loro alla società. Grazie.